come altri centri estetici avete finalmente dopo mesi riaperto, e allora come siete ripartiti, come sta andando? Vediamo che state rispettando molto le misure di precauzione, le misure di distanziamento sociale, proprio per aiutarvi a ripartire al meglio. Sì, diciamo che dopo due mesi di chiusura, di cui è stata molto dura, noi di Sun & Beauty abbiamo riaperto con tutte le misure che ci sono state indicate sia dalle linee guida dell'INAIL sia dalla conferenza Stato-Regioni del Piemonte. Quindi c'è un triage iniziale dove il cliente viene accolto, gli viene dato l'igienizzante mani, i guanti, la mascherina, e viene fatto firmare il modulo che attesta che non ha avuto contatti con persone positive o che non ha la febbre oltre 37,5. A quel punto viene fatto accomodare al proprio appuntamento, perché le persone vengono solo su appuntamento, previa telefonata o contatto mail o con tutti i nostri mezzi di comunicazione. E non è stato facile, però pian piano cerchiamo di adattarci per dare la sicurezza massima ai nostri clienti. Il cliente viene fatto accomodare e poi accompagnato o in cabina, se nel reparto estetico o nella postazione acconciature, dove le ragazze, il personale, sono dotate di mascherine monouso se fanno trattamenti normali, o se fanno trattamenti viso o come barbe nel parrucchiere, hanno la mascherina FFP2, oltre ad essere sempre dotate di visiera per tutto il tempo. Questo per far sì che nel nostro campo, non potendo rispettare la distanza di un metro per un'esigenza lavorativa, ci sia una protezione totale sia per la salvaguardia del cliente sia per la salvaguardia del nostro personale. Abbiamo un altro piano con il vostro salone e lo andiamo a vedere come l'avete preparato, insomma. Va bene, andiamo a vedere la parte estetica come è stata attrezzata. E allora, qui siamo nell'area estetica, pronta per la riapertura, come l'avete preparata? L'abbiamo preparata togliendo tutte le cose inutili che non si potevano igienizzare. Igienizziamo tutte le superfici prima che entri il cliente. I lettini sono ricoperti da cartene monouso più lenzuolino di carta monouso. Una volta finito il trattamento, qualunque esso sia in cabina, la cabina viene fermata e igienizzata in tutte le sue superfici e sanificata, e di nuovo ricoperta con tutto il monouso che possiamo utilizzare. Questo come in tutte le nostre 5 cabine che abbiamo qui in arsenale. Già molti clienti hanno potuto provare le postazioni restaurate, possiamo dirlo, per questa riapertura. Abbiamo aperto, sono arrivati i primi clienti che avevano prenotato, che avevamo liste d'attesa già aperte, si sono trovati molto bene. Logico che sono protocolli diversi rispetto al passato, ma che danno sicurezza sia al cliente che a noi. E questo fa sì che si possa utilizzare il servizio estetico e parrucchiere in sicurezza senza nessun pericolo. Qui siamo alla parte mani, che vediamo anche molto attrezzata. Sì, questo è il nostro nail bar, dove è stato viene sanificato ogni volta che viene fatto un trattamento. Viene messa la visiera da parte del personale che effettua il trattamento. Gli strumenti sono tutti monouso e igienizzati in un sacchetto, e viene dato un kit tutte le volte a ogni cliente, un kit nuovo. Questa è la parte dove c'è il contatto un po' più vicino, ma grazie alla visiera da parte del cliente e da parte del personale si è in completa sicurezza. A tutte queste importanti misure precauzionali di igiene e di sicurezza, siete più preoccupati che possano un po' intimidire o scoraggiare, o più ottimisti che mettano a proprio agio i clienti? No, siamo più ottimisti che servono per la sicurezza dei clienti. Abbiamo avuto anche risposta dagli stessi clienti che ci hanno fatto i complimenti per quanto era sicuro questo posto. Dopo una fase così di 80 giorni di clausura, c'è anche la paura di uscire, di andare in certi posti, in luoghi pubblici. Si sono comunque trovati a loro agio con tutte le misure che abbiamo messo in atto. E allora facciamo un bilancio di come è stato questo periodo terribile, come è stata la riapertura e cosa vi aspettate in futuro, anche perché anche igienizzare è un investimento. Sì, certo, è stato un periodo forse il più difficile da quando facciamo questo lavoro. E la riapertura è stata tanto attesa e finalmente c'è stata. Abbiamo una buona risposta da parte dei clienti, e che siamo sempre stati vicini anche in questi mesi. La cliente termina il servizio, igienizziamo tutta la postazione, aiutandoci anche con l'igienizzazione a vapore. Il futuro è sicuramente incerto, perché non sappiamo dire come cambieranno e se cambierà ancora. L'investimento
per tenere a queste condizioni il tipo di lavoro sicuramente è ingente. Sicuramente è importante la sicurezza per i clienti, quindi sarà un equilibrio fra la sicurezza dei clienti e una buona redditività economica per farsi dare la sicurezza ai clienti e le coccole che gli abbiamo sempre dato. Allora, intanto, come dire, niente paura. No, niente paura. Questo è un posto sicuro, sicuramente.